gioia ed amore, se con il cuore al cielo la chiederem. Auguri, 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 urrà! Caspita, che lavoro! Se non fosse per il compleanno di Pippi, non lo farei di sicuro. Meno male, cominciano ad uscire. Su, ragazzi, vi dovete ancora cambiare, lavare e pettinare prima di andare da Pippi. Non è necessario. Tanto dopo una mezz'ora siamo ridotti peggio di prima. Finalmente, una moneta da 5 corone. Non dimenticate gli impermeabili e gli stivali di gomma. È cattivo tempo e piove. Va bene, mamma. La pioggia non ha mai fatto male a nessuno. Ah, dai retta a me, è una bugia. Nessun uomo al mondo ha un baule pieno d'oro. Prima voglio assicurarmene bene, perché se c'è davvero un baule pieno d'oro, conosco qualcuno, amico mio, che ci arriva di sicuro. È Donner Carson. Ah, d'accordo, ma può essere molto pericoloso, sai. Sei proprio un fifone. Basta avere un po' di coraggio ed è fatta. Guarda, noi entriamo e chiediamo che ora è. Sarà permesso, credo, no? E una volta entrati... 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Avanti! O restate fuori se preferite. Sogno o son desto? Salve. 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 Credevo che fossero Annika e Tommy, ma accomodatevi pure, prego. Siete venuti per farmi gli auguri per il mio compleanno? Ecco, noi veramente volevamo soltanto chiedere l'ora. È proprio così, volevamo solo sapere che ora è. Tu sei sola in casa, vero? No, c'è anche il signor Nilsson con me. E il signor Nilsson sta di là? Sì. Ed è molto nervoso. È molto robusto il signor Nilsson? Sì, il signor Nilsson è molto, molto forte. Cosa? Beh, come ho detto, volevamo solo sapere che ora è. Sì. Ma allora perché non lo fate? Come, prego? Dico, non volevate chiedere l'ora? Già, certo, naturalmente. Che ora è? Non lo so, l'orologio fa sempre. Tic-tac, 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 tac-tic, tic-tac. Sempre lo stesso rumore. E a me non interessa sapere che ora è. Bene, molto bene. È molto gentile. Grazie tante. Arrivederci. 114, 115, 116, 117, 118, 119. È chiaro che quel signor Nilsson deve essere un gigante. No, è troppo pericoloso. Ci sarà pure un momento durante la notte in cui dormirà, no? E allora gli piombiamo sopra e zacchete. E addio, signor Nilsson. Che tu debba mangiare sempre. Aspetta, la festa non è ancora cominciata.
lontano dallo zucchero, eh? Era veramente felice. È stato il più bel compleanno della sua vita. E figuratevi un po', ci fece anche dei regali. Lei fa regali agli altri per il suo compleanno, ma è incredibile. Non importa, Tommy, lo sai che faccio sempre quello che mi piace, no? Tieni, Annika. Oh, come sei gentile, Pippi. Grazie. Forse ho mangiato un po' troppo. Anch'io, Pippi. Io mi sento male. Mi aiutate a mettere in ordine? Ma certo, Pippi, certo. Quando sono sazia riordino sempre. Lo fate anche voi dopo una festicciola? Sì, qualche volta. Però non lo facciamo come te. Adesso cosa facciamo, Pippi? Vedrai, faremo una cosa divertente. Andremo in soffitta a rovistare tra le vecchie cose, eh? Come? In soffitta? Non immaginate quanto sia divertente. Vi assicuro che c'è un bel via vai di fantasmi. Cosa? Io non ci credo. Non esistono mica i fantasmi. Ah, no? I fantasmi esistono e come? Ora ve li farò vedere io. E cosa fanno? Di solito giocano a bocce con le loro teste. È terribile. Terribile? E perché? Non fanno male a nessuno, cosa credi? Andiamo, venite con me. Andate pure, io rimango qui. Ma Annika, immagina un po' se scendesse un fantasma e ti trovasse qui tutta sola. Smettila, Tommy, non dire queste cose. Io ti consiglio di venire con noi. Ma sì, credo che sia meglio che venga anch'io. Arrivano visite!
Dovevo immaginarlo che a quest'ora non ci sarebbero stati. Oggi hanno la riunione generale. Meglio così. Quello lì è uno che deve aver fatto tardi. Ma non c'è nessun fantasma, Fifoni. Quello che è volato adesso era un semplice gufo e basta. Un semplice gufo? Già, e se qualcuno dice che ha visto i fantasmi, giuro